Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti i sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio finché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 6 giugno 1922. Stavo pensando tra me, come mai il mio buon Gesù ha cambiato con me? Prima tutto si dilettava nel farmi patire, tutto era partecipazione di chiodi e croce. Adesso tutto è svanito, non più si diletta nel farmi patire.
E se qualche volta soffro, mi guarda con una indifferenza, non mostra più quel gusto di una volta. Ora, mentre ciò pensavo, il mio dolce Gesù, muovendosi nel mio interno, sospirando, mi ha detto: Figlia mia, quando ci sono i gusti maggiori, i gusti minori perdono il loro diletto, la loro attrattiva, e perciò si guardano con indifferenza. La croce lega la grazia, ma chi l'alimenta, chi la fa crescere a debita statura? La mia volontà. È lei sola che completa tutto e fa compiere i miei più alti disegni nell'anima. Se non fosse per la mia volontà, la stessa croce, per quanto potere e grandezza contiene, può far rimanere le anime a metà strada. Oh, quanti soffrono e siccome manca l'alimento continuo della mia volontà, non giungono alla meta, al disfacimento del volere umano. Ed il volere divino non può dare l'ultimo colpo, l'ultima pennellata della santità divina. Vedi, tu dici che sono svaniti chiodi e croce. Falso, figlia mia, falso, figlia mia, falso. Prima la tua croce era piccola, incompleta. Ora la mia volontà, elevandoti nella mia volontà, la tua croce si fa grande ed ogni atto che fai nel mio volere è un chiodo che riceve il tuo volere. E vivendo nella mia volontà, la tua si stende tanto da diffonderti in ogni creatura e mi dà per ciascuna quella vita che ho dato per loro, per ridarmi l'onore, la gloria, lo scopo perché l'ho creato. Vedi, la tua croce si stende non solo per te, ma per ciascuna creatura. Si chiede ovunque vedo la tua croce. Prima la vedevo solo in te, ora la vedo dappertutto. Quel fonderti nella mia volontà senza nessun interesse personale, ma solo per darmi tutto quello che tutti dovrebbero darmi. E per dare a tutti tutto il bene che il mio volere contiene, è solo della vita divina, non umana. Sicché solo la mia volontà è quella che forma questa santità divina nell'anima. Onde le tue croci primiere erano santità umana, e l'umano, per quanto santo, non sa fare cose grandi, ma piccole, molto piccole. Molto meno elevare l'anima alla santità e alla fusione dell'operato del suo creatore. Resta sempre restrizione di creatura, ma la mia volontà, battendo tutte le barriere umane, la getta nell'immensità divina e tutto si fa immenso in lei: croce, chiodi, santità, amore, riparazione, tutto. La mia mira in te non era la santità umana, sebbene era necessario che prima facessi le cose piccole in te e perciò tanto mi dilettavo. Ora, avendoti fatto passare oltre, dovendoti far vivere nel mio volere, vedendo la tua piccolezza e il tuo atomo abbracciare l'immensità per darmi per tutti e per ciascuno amore e gloria, per ridarmi tutti i diritti di tutta la creazione, questo mi diletta tanto che tutte le altre cose non mi danno più gusto. Onde la tua croce, i tuoi chiodi, sarà la mia volontà, che tenendo crocifissa la tua, completerà in te la vera crocifissione, non ad intervallo, ma perpetua, tutta simile alla mia che fui concepito crocifisso e morii crocifisso, alimentata la mia croce della sola volontà eterna. E perciò per tutti e per ciascuno io fui crocifisso. La mia croce suggellò tutti col suo emblema. Bene, sono diversi gli spunti di suggestione di questo brano che ci aiuterà a meditare su diverse cose, innanzitutto sulla vita nella Divina Volontà come un percorso, come un cammino che parte
da alcune cose e arriva ad altre. E quelle cose da cui parte sono cose necessarie, anche se poi vanno non soltanto un po' scemando, ma anche trasformandosi in altro che Gesù vuole e chiede all'anima. Poi c'è un punto, un passaggio fondamentale che riguarda il valore e l'importanza della croce e soprattutto come noi la viviamo e reagiamo, perché Gesù, tra queste righe, lo vedremo, ha detto che la croce serve ad un fine ben preciso, ma perché il fine sia raggiunto, occorre che la persona crocifissa non renda vana per sé la croce. E lo vedremo questo. Ecco, e infine qualche considerazione ancora sulla distinzione, ecco, tra la santità umana e la santità tutta divina, propria del vivere nel divino volere. Allora, andiamo con ordine. Qui Luisa parte dalla constatazione contingente, dice, ma che sto, noi siamo al volume 14, no? C'è tutto quanto, come sappiamo, i primi 10 volumi, e il podcast ho voluto intitolarlo Come ci si prepara a vivere nel Fiat Supremo, no? Ecco, le cose di cui parla Luisa, che pure a noi sembrano cose tanto grandi, sono appunto croci, chiodi, farmi patire. Fa riferimento alle esperienze, le ricorderemo, insomma, no? Di quando Luisa si ritrovava crocifissa con i chiodi, c'era Gesù stesso che la metteva in croce, qualche volta anche la Madonna l'ha messa in croce, insomma, no? Realmente, insomma, quindi con le mani, con i piedi, cose che alla nostra evidentemente sensibilità appaiono come cose immense, insomma, no? Io non so se qualcuno di quelli che ascolteranno questa meditazione ha vissuto robe di questo genere, che non è che sono così frequenti, no? Eppure Gesù, come dire, relativizza queste cose pur tanto grandi. Cioè, noi, se vedessimo una persona stigmatizzato, se conoscessimo una persona che vive la passione, diremmo: ma chi ci sta di più santo di questo? Cioè, perché insomma, sono dolori non indifferenti, sono cose atroci, no? Gesù dice: no, le tue croci primiere erano santità umana, erano piccole. Piccola l'essere crocifissa con i chiodi in atto di ricezione dell'offerta come vittima, secondo Gesù sì, era piccola. Quando ci sono i gusti maggiori, i gusti minori perdono il loro diletto. E qui dice una cosa importante, dice: la croce lega la grazia, cioè se noi ci santifichiamo nella croce, piovono fiumi di grazie per noi e per tutti. Però chi è che alimenta la croce stessa e la fa crescere a debita statura? Cioè, chi alimenta non la croce, ma la grazia, e la fa crescere a debita statura? La mia volontà. Lui dice: se non fosse per la mia volontà, la stessa croce, per quanto potere e grandezza contiene, può far rimanere le anime a mezza strada. Che significa questa cosa, no? E lo spiega. Quanti soffrono e siccome manca l'alimento continuo della mia volontà, non giungono alla meta. All'attenzione, disfacimento del volere umano. Bellissima questa espressione, il disfacimento del volere umano.
si deve disfare il volere umano. Adesso, cioè, pensiamo a una valigia, no? Quando io arrivo in un posto, la valigia la disfo. Dentro la valigia c'erano degli oggetti, c'erano dei panni, dei vestiti, degli attrezzi per, so, per il beauty case, per l'igiene personale, calzature, cose di questo genere. Arrivo in un posto, la valigia la apro, tiro fuori tutto e quando è finito di disfare la valigia, che ci resta dentro la valigia? Niente. Niente. Qui si parla di disfacimento del volere umano, che è il fine della croce, il fine primario di ogni croce. Perché la croce è proprio per antonomasia, quindi una sofferenza, una tribolazione. Lo leggevo nei giorni scorsi su qualche testo spirituale, non mi ricordo dove. La croce, proprio in quanto tale, è una mortificazione della tua volontà, nel senso che ti pone dinanzi un evento sgradevole. Una sofferenza più o meno grande, morale, fisica, psichica, intellettuale, spirituale, di qualunque tipo, che tu non la vorresti, non la vuoi. Ma non la vuoi perché è, come dire, è assolutamente normale che la natura umana, in quanto creata da Dio, ha repulsione verso ciò che dobbiamo. In qualche modo patire. Attenzione, se io vivo una croce fuori della divina volontà, cioè senza amore, senza accettazione, senza rassegnazione, è chiaro che la croce non raggiungerà il suo effetto. E come si dice anche in ascetica, i meriti di essa saranno pochissimi, perché il merito, qui questo dobbiamo ricordarlo bene, ah, questo dobbiamo ricordarlo bene, il merito non sta nella sofferenza, la sofferenza di per sé è una cosa brutta, ma il merito sta nell'aderire a quella sofferenza in quanto in essa si riconosce un'espressione della volontà di Dio. Per cui si dice fiat, è certamente un fiat detto con dolore, non divertendosi, ma bisogna dire fiat, altrimenti quella croce resta, ma come dice Gesù, per bene che va, arriva a metà, fa rimanere le anime a mezza strada, per bene che va. E il volere divino non può dare l'ultimo colpo, l'ultima penna della santità divina. Ora, fino a quando nostro Signore non ci vedrà ben bene disposti e preparati, specialmente se noi desideriamo vivere nella divina volontà, siccome questo è proprio eutico, questo qui, non è che, cioè, io non posso andare al liceo, a scuola superiore se non ho fatto la scuola dell'obbligo. Non si può fare. Per cui se non è, come dire, sostanzialmente attuato questo processo, quindi la volontà umana è sufficientemente smontata, pezzo per pezzo, disfatta, per cui ha acquisito quell'attitudine di non volere di testa propria. Non c'è lo step successivo. Continuiamo a stare nel gusto minore e continuiamo certamente a stare in quelle, chiamiamole attività, tipiche della santità umana. Attenzione che sono comunque gradite al cielo, ma sono piccole.
Il discorso di Gesù appare chiaro, perché dopo si deve passare dalla risposta singola e personale di un'anima che, aderendo alla volontà di Dio, accoglie la croce, la offre, rinuncia attraverso di essa alla sua volontà umana, poi passerà al secondo step, cioè di dilatare ogni sua croce, la tua croce si estende non solo per te ma per ciascuna creatura, all'universo intero. Ma è chiaro che se io non accetto la croce, come faccio a fondermi con la divina volontà? Perché gli effetti di quello che sto soffrendo, perché questo funziona, questo poi succede, va a dare a Dio la gloria di tutti coloro che dovrebbero soffrire rassegnati alla sua volontà e non gliela danno, portando le grazie a tutti per i meriti delle sofferenze offerte e gli altri non lo fanno, eccetera, no? Quindi, a mio avviso, questo è un passaggio fondamentale, no? Che ci fa proprio capire come si incontra il divino e l'umano. Il divino viene certamente dall'alto e conferisce ai nostri atti ciò che noi non potremmo mai dargli, cioè quella valenza infinita e universale, quindi quella capacità di estendersi in ogni creatura, in ogni tempo e in ogni luogo, per dare a Dio quella vita che ha dato, per ridare l'onore, la gloria e lo scopo per cui tutte le creature sono state create. E, come dire, mettere Dio stesso in condizione, come dice Gesù, di vedere la sua croce dappertutto, la nostra croce personale. La tua croce si estende non solo per te, ma per ciascuna creatura. Sicché dovunque vedo la tua croce. Prima la vedevo solo in te, ora la vedo dappertutto. Ecco. Questo ulteriore passaggio avviene fondendosi con la divina volontà, che è un atto in cui, come Gesù spiega, senza nessun interesse personale, ma solo per darmi quello che tutti dovrebbero darmi e per dare a tutti tutto il bene che il mio volere contiene, si entra in una dimensione divina, non più solo umana. E quindi anche una nostra piccolissima cosa, non soltanto la croce, ecco, ma anche quelle piccolissime cose quotidiane che facciamo entrare nella divina volontà, diventano immense, abbattendo le barriere umane, la getta nell'immensità divina e tutto si fa immenso in lei. Croce, chiodi, santità, amore, riparazione, tutto. Ecco, quindi il susseguirsi anche delle tribolazioni molto molto forti e straordinarie che lui sapeva, aveva come fine questo disfacimento integrale della sua umana volontà al fine di poterla abilitare a questi orizzonti sconfinati. E quando si entra in questo orizzonte, Gesù spiega che si riproduce la sua stessa vita terrena. Gesù dice: io fui concepito crocifisso e morì crocifisso, e la mia croce fu solo alimentata dalla volontà eterna. Questo non lo sappiamo già da prima di Luisa, questo fu rivelato esplicitamente da Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque, festeggiata nella chiesa da pochi giorni, a cui le mostrò il Sacro Cuore con la croce piantata e spiegò che, a differenza di quello che pensano le persone, lui non aveva cominciato a soffrire il Venerdì Santo. Quindi qui Gesù diede un prequel, no?
ma dall'istante stesso del suo concepimento. Perché da quel momento ebbe presenti nel suo intelletto divino, che gli faceva presenti anche il suo intelletto umano, la sua coscienza umana, tutti i peccati del mondo, tutte le sofferenze che sarebbero state necessarie per, come dire, per fronteggiare questa mole infinita di mali, che sarebbero culminate non solo nel Venerdì Santo, ma che avrebbero abbracciato tutte le minime sofferenze di tutta quanta l'esistenza terrena di nostro Signore Gesù Cristo, la cui vita fu ininterrottamente crocifissa, così come quella della Madonna. Quindi, attenzione, no? Cioè, nella divina volontà, quel famoso punto dolens, come dice San Paolo, che è il discorso della croce, lo scandalo della croce, diventa proprio il cuore, la pietra miliare. Quindi, non solo che la croce c'è, ma la croce diventa perpetua e ininterrotta, perché questa è, come dire, croce divina e soprannaturale, simile a quella che ha affrontato Gesù. Quindi, cioè, è uno stato ininterrotto, d'accordo? È chiaro che se tu alla minima sofferenza, alla minima difficoltà ti lagni e ti lamenti, non ci puoi arrivare a questo orizzonte, no? Dove è evidente che c'è una parte, ripeto, completamente divina, che è appunto quello che opera e che fa la divina volontà e su cui noi non abbiamo nessun potere se non appunto quello di fonderci. Ma c'è anche una componente che ci mettiamo del nostro, per cui la nostra vita non ci appartiene più e i nostri interessi, non c'è più nessun interesse personale, ma la nostra vita è dare gloria a Gesù, ridare a Gesù quello che tutti dovrebbero dargli. E basta. È chiaro che quando si fanno le meditazioni, no? È evidente che bisogna prendere sul serio quello che si ascolta. È chiaro che questo è il punto di arrivo, questo ricordiamolo sempre, non è il punto di partenza, nessuno si deve scoraggiare, no? È un itinerario, è una bussola se preferiamo, quindi è una rotta tracciata, che poi piano piano, certamente, quotidianamente, bisogna percorrere. La meditazione ha sempre lo scopo di renderci chiare le idee, stimolare gli affetti, insomma, i santi propositi, perché si cammini sempre più e sempre meglio. È chiaro che nessuno può vivere con perfezione queste cose così di botto dall'oggi al domani, quindi questo sia sempre chiaro, perché ecco, lo scopo delle meditazioni non è creare la depressione, ecco. Perché ci vediamo, io per primo, tanto lontani da queste vette altissime, ma è creare gli opportuni stimoli, perché con gioia, con coraggio, con convinzione e anche, ripeto, con questa certa chiarezza mentale, si sappia verso dove stiamo camminando. Quindi concretamente, quando arriverà qualche crocetta, piccola o grande, quotidiana, collegata a piccoli incidenti imprevisti o pochino più grande di quelle belle botte che ogni tanto arrivano, si tenga presente questo e nell'accoglierla, ecco, si guardi alla divina volontà che sta cercando anche attraverso questa nuova croce di disfare la mia volontà umana, il disfacimento della volontà umana, senza la quale purtroppo la perfezione della vita nella divina volontà non ci può stare. Bene. Aiuta la sua Santa Vergine Maria, ecco, a essere sempre accoglienti e cooperanti, ecco, dinanzi al mistero della croce,
ad assecondare sempre, mai ostacolare, insomma, con il nostro malcomportamento e libero arbitrio l'azione santificante della croce e quindi della grazia che entra in noi attraverso le croci e che è alimentata a sua volta, ecco, dalla divina volontà che dispone tutto questo nella nostra esistenza con una sapienza per noi, ecco, troppo alta e non comprensibile. Ecco, Dio ci dice quelle cose che sono essenziali per vivere bene e affrontare bene queste situazioni. Di più, sapere non occorre, troppe domande non è mai bene farsene. Abbiamo abbastanza per poter co continuare, proseguire con sempre maggiore alacrità e zelo il nostro cammino. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, ave Maria.